Cari amici, buon pomeriggio da Treviso, dal chiostro della chiesa di San Francesco. E ci ha accolti Padre Andrea, il guardiano. Ora con lui entriamo a conoscere questo luogo e questa comunità. La chiesa di San Francesco è una chiesa che sorge, ecco, in questa città medievale all'inizio, nella seconda metà del 1200, a partire da un piccolo insediamento di frati francescani arrivati qui già nel 1220. È una chiesa di stile romanico, ma che già presenta i primi segni, ecco, del gotico che inizia a diffondersi in tutta Europa. La prima caratteristica che uno, ecco, riscontra entrando in questa chiesa è un senso di pace, un desiderio di aprire il proprio cuore al Signore. Campeggia in presbiterio un crocifisso del 1700, fanno corona in modo armonico all'altare e cinque cappelle absidali. Sono sepolti la figlia di Petrarca, Francesca Petrarca, e c'è un monumento funebre dedicato a Pietro Alighieri, il figlio di Dante Alighieri. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora e adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. E una voce dal cielo diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Finisce oggi il tempo di Natale con il Vangelo che racconta non come Gesù è nato, ma perché è nato. Si mette in fila con i peccatori. Dio sceglie di entrare nel mondo così, dal punto più basso, per essere con tutti noi, per essere come tutti noi. Gesù in fila tra i peccatori appare fuori posto, come se fosse saltato l'ordine normale delle cose. Giovanni non capisce e Gesù gli risponde che è proprio questo l'ordine giusto, questo ribaltamento che annulla la distanza tra il puro e gli impuri, tra Dio e l'uomo. Gesù dalla Galilea venne al Giordano per farsi battezzare. Si immerge nel Giordano per me, non per sé, e mostrarmi che posso nascere di nuovo. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio, che è la pienezza dell'amore, dell'energia, della vita di Dio, scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Questo fatto eccezionale, questo aprirsi dei cieli con la dichiarazione d'amore di Dio, non avviene soltanto per Gesù, ma per ciascuno di noi. Gesù ci ha insegnato che ciò che il Padre dà a lui è dato anche a noi. Mi ha sempre emozionato un'affermazione di Gesù: «Sappiano, Padre, che li hai amati come hai amato me». Dio ama me come ha amato Gesù, con la stessa intensità, con la stessa passione. Per lui, tu come Gesù, stesso amore. E allora la scena grandiosa del cielo che si squarcia del volo ad ali aperte dello Spirito su Gesù è anche una scena della tua vita. Spirito d'amore che ti parla, che si infonde su tutto te stesso e ti fa nascere di nuovo. La voce del Padre parla due sole volte nel Vangelo, al battesimo e alla trasfigurazione, al fiume e poi sul monte. E per dire le stesse identiche parole, che sono uno dei cuori vivi, pulsanti del Vangelo. La prima parola è figlio,
Nella Bibbia figlio è un termine tecnico, con un significato preciso. Figlio è colui che fa, che compie le stesse opere del Padre. Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni tuo risveglio, il tuo nome per Dio è amato. Immeritato amore, pregiudiziale, immotivato amore. Dio non è soltanto amore, è esclusivamente amore. Mio compiacimento è la terza parola, un termine inusuale ma bellissimo se guardiamo alla sua radice, che significa mi piaci, tu figlio mi fai felice. C'è dentro queste parole un Dio che prova piacere a stare con te. Ma che tu sia amato non dipende da te, dipende da Lui, e queste stesse parole furono pronunciate su ciascuno di noi al nostro battesimo. Tu sei mio figlio. Hai dentro il soffio di Dio, il respiro del cielo che entra, che ti modella, ti lavora, ti fa simile a Lui e cambia pensieri, speranze, emozioni. Ad ogni mattino, allora, anche nei più oscuri, inizia la tua giornata ascoltando per prima questa voce che dice «Figlio mio amatissimo», e sentirai il buio che si squarcia, l'amore di Dio su di te che ti dà forza. E saranno le stesse parole che ascolteremo con sorpresa quando arriveremo davanti al Padre nell'ultimo giorno, quelle tre parole che salvano. Figlio mio, gioia mia, amore mio, entra nell'abbraccio del tuo Padre. Come figli di Enzo Fabiani. Essere umani fino a restare certi tra la vita e la morte d'un amore che resiste allo scempio e dinanzi alla cenere non chiudere gli occhi. Mendicanti infelici di semi e bisbigli, trovare nell'anima alimenti e tesori, nella notte sicuri come figli. Cari amici, vi saluto dalla chiesa di San Francesco di Treviso con l'augurio che possiamo camminare nel giorno e nella notte sicuri come figli. Una serena domenica a tutti nel nome del Signore. Oh, what if I'm